Feste natalizie con le restrizioni del governo Draghi, duro il colpo anche per il settore dei bus turistici. Così il presidente dell'Associazione Bus Turistici della Sicilia, Maurizio Reginella, all'indomani della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi: chiediamo di essere inseriti nel DL Sostegni 2022 in discussione giovedì, e noi lo ascoltiamo integralmente. La speranza è quella che sicuramente la misura prevista da Draghi riguardi finalmente anche il motore del turismo, cioè i bus turistici, che fino ad oggi, mi dispiace ricordarlo, ma dopo 2 anni dall'inizio di questa pandemia ancora non sono mai stati considerati come parte integrante del turismo. Quindi ci auguriamo che questa sia la volta buona in cui finalmente si parla di aziende connesse al turismo e non soltanto di turismo propriamente detto. Quindi le aziende come le nostre sono ferme da 2 anni. Ad oggi, con l'aggravante che i leasing sono ripartiti, mentre il lavoro chiaramente è completamente fermo, poiché il turismo in genere comunque non si muove, e non si muove più, non ci sono le scuole, le gite scolastiche, manca tutta una fetta di mercato che solitamente riguarda il movimento dei bus turistici. Quindi, a fronte di questo e a fronte della ripartenza del leasing, noi chiediamo e abbiamo chiesto al governo Draghi di intervenire con misure importanti, non soltanto per una nuova moratoria del leasing, ma soprattutto con misure a sostegno a fondo perduto che possano coprire la svalutazione dei mezzi che abbiamo subito in 2 anni di fermo e i costi fissi di aziende che non sono mai state fermate per codice Ateco, ma che hanno continuato comunque a subire dei costi pur senza poter fatturare, aziende che oggi hanno tutti praticamente un bilancio in perdita, al netto anche purtroppo del flop che è stato l'affiancamento al trasporto scolastico, che non è riuscito chiaramente a coprire la gran parte delle aziende che invece non hanno potuto lavorare con questa occasione.